ispirato ad uno dei locali storici dell'Italia degli anni 60 che divenne icona di tante generazioni. Il Piper di Scafati vuole riscrivere la storia della musica, del divertimento e del costume. Al Piper di Scafati invece è ospite Claudia Letizia del Grande Fratello 12. Poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste anche tu. L'ideatore del Piper, Lello, buonasera. Buonasera. Lello, per me è un piacere poterti incontrare questa sera, ma soprattutto è stato un piacere poter ammirare il Piper in tutto il suo splendore, perché il Piper è un locale che accontenta varie fasce d'età, proprio perché conserva la storicità di un tempo, ma rivista poi in chiave moderna. Ma soprattutto le serate di questo locale sono un mix di eleganza, di gusto, di raffinatezza. Ma parliamo in modo particolare di quello che è successo questo sabato sera. Allora, intanto io sono onorato di avere sempre le telecamere di Night and Day qui nel mio locale. Io ti ringrazio. E un grazie particolare a tutti voi. Hai detto quasi tutto. Il Piper è un locale che propone sempre belle serate, come questa di questa sera. Una grande donna, possiamo dire. Ospite d'onore, GF12, ce ne saranno ancora altre di serata. Abbiamo il carnevale in programmazione, San Valentino per gli innamorati nella sala ristorante. Noi diciamo che cerchiamo di accontentare, come tu hai detto, tutte le fasce d'età e tutte le richieste che giorno per giorno le persone ci fanno, e noi cerchiamo di costruire sempre al meglio le nostre serate e proporle a voi. Ecco Lello, noi dobbiamo ricordare date importanti. Tu hai parlato prima del carnevale, poi ancora? Ma io più che le date che sono in programmazione le possiamo visionare dal sito, dalla pagina Facebook. Il sito, ricordo, che è www.pipermusicclub.it. Un contatto telefonico è 338 48 88 298, è semplicissimo. Ma la cosa più importante che non abbiamo detto e dobbiamo ricordare assolutamente, che il Piper è in particolare feste private, specie i 18esimi compleanni. Al Piper è dove si fanno i compleanni più esclusivi della zona, ma non lo diciamo noi, lo dicono i numeri. Proponiamo dei pacchetti noi, oppure personalizziamo il tutto a piacimento del cliente. E che dire, diventa protagonista al Piper e festeggia i tuoi 18 anni. Lello, un'ultima domanda, la domanda della settimana, la nostra. Incalza il freddo, le temperature si sono abbassate in modo vertiginoso, ma vai a letto a dorso nudo o con la maglia della salute? Solo in slip. Ok, perfetto. Lello, io ti ringrazio, ne abbiamo lasciato l'info. Abbiamo detto dove si trova il Piper? A Scafati, uscita autostradale. Via Luigi Cavallaro 51. Ragazzi, mi raccomando, il Piper è disponibile naturalmente per le vostre feste private. Un bacio ai amici di Night and Day Television. Un bacio a tutti voi. Il mio sabato notte qui al Piper continua, e adesso ho il piacere di intervistare l'organizzatore di questa serata, Francesco. Buonasera. Buonasera a Night and Day Television. Francesco, abbiamo avuto una grande donna, ma soprattutto un personaggio, uno dei personaggi più discussi di questa edizione, Claudia, la ballerina di Burlesque. Ma dimmi un po', raccontami un po' di questa serata, come sta andando? Io penso che stia andando alla grande. Questa sera l'organizzazione è stata perfetta, a partire dai ragazzi che stanno alla porta, anche se organizzatori. Voglio salutare Cristian Russo e Mario Velotto. Menzioniamo tutti, dal fotografo ai DJ, che stanno rendendo questa serata indimenticabile. Ma come sono le serate qui al Piper? Io so che sono un mix di ingredienti. Mamma mia, le serate al Piper vanno sempre alla grande, però dipende sempre dall'organizzazione. E questa sera penso che abbiamo dato il massimo e abbiamo offerto il massimo al nostro pubblico. Francesco, un'ultima domanda prima di salutarti. Incalza il freddo, quindi dorso nudo o maglietta della salute?
Vabbè, dorso nudo, dai. Sì, dorso nudo, perché noi siamo calienti, sì, giusto? Sì, Night and Day Television. Io ti ringrazio, un bacio agli amici di Night and Day Television, dal Piper, ragazzi. Ciao, Night and Day Television, da Insomnia Event. È stato il personaggio più discusso di questa 12esima edizione del Grande Fratello, amata dagli uomini ma odiata dalle donne. Questa notte al Piper ho il piacere di incontrare la bellissima Claudia, buonasera. Ciao, ma sei bellissima anche tu però, No, ma io devo dire la verità, ragazzi, dal vivo è incantevole, in televisione lo altrettanto, ma soprattutto ammirandola in queste sue movenze tutte particolari, devo dire che susciti cosa? Per te cos'è il burlesque? E l'ironia mixata alla sensualità, quindi mi viene naturale perché sono una persona molto semplice, simpatica, odiata dalle donne, hai detto bene, ancora non mi chiedo perché. Perché secondo me il burlesque è per tutte le donne, che non devono essere per forza bellissime, giovanissime. Quindi invece di invidiare, imparassero a sedurre i propri uomini anche loro. Secondo te perché l'80% ti ha voluta fuori dalla casa? Intanto sono felice perché l'importante è essere discussi nel bene o nel male sempre, e io mi sono fatta notare perché l'80% è tanto, e comunque scherzi a parte, al Grande Fratello vince quello che è più compiatito, e invece io sono una che ha sempre detto meglio l'invidia che la compassione, va bene così. Per quanto riguarda gli inquilini ti posso dire che logicamente loro mi temevano perché erano persone che non avevano nulla da offrire, infatti si è visto che sanno solo urlare, insomma sono veramente negativi, quindi ho quasi terminato l'intervista. Scusa, ma stai importunando l'amica mia che mi è venuta a trovare con tanto affetto, tanto amore da Napoli, e tu mi togli tutto questo tempo a Claudia. Claudia, per il nostro Lello com'è il Piper? È bellissimo, ragazzi, questo locale è stupendo, venite numerosissimi al Piper perché magari mi incontrate, chissà. Ecco, ma io ho da fare un'ultima domanda, Claudia, la nostra domanda della settimana. In calza il freddo, quindi lingerie sexy oppure il pigiamone della nonna? Guarda, a volte il pigiamone della nonna ha un suo perché. Se è carino, con l'orsacchiotto, col maialino, è fatto bene. Però poi che sotto non ci siano anche le mutande della nonna. Lello, noi qua abbiamo una futura Sofia Loren. Magari. Sicuramente, sicuramente. Io facevo il tipo per lei al Grande Fratello. E non lo guardo, lo guardavo per lei. Infatti, Claudia, ma secondo te chi vincerà questa 12esima edizione del Grande Fratello? Ma guarda, io fino a lunedì pensavo vincesse Rudolf, quindi adesso non so proprio chi potrà vincere, boh. Non si sa. La gente si ricorda solo di lei, per me ha vinto lei. E infatti, anche per noi, anche perché noi dobbiamo ricordare che tu sei una mamma, ma devo dire che sei una mamma molto molto intraprendente. Anzi, una domanda che sicuramente ti hanno fatto in tanti. Ma non hai mai pensato che semmai questo tuo lavoro, che tante persone non capiscono, avrebbe potuto semmai creare problemi a tuo figlio? Finora non è mai successo, quindi va bene così. Mio figlio è un bambino che comunque cresce in serenità, e dallo sguardo, dal sorriso che lui ha stampato 24 ore su 24, penso che va bene così. Anche perché tutti vorrebbero una mamma come lei. Ecco, ma noi dobbiamo brindare a cosa, Lello? Vedo che è arrivata una bottiglia. Alla mia amica Claudia che mi è venuta a trovare. Dici, l'apriamo? Certo, certo, adesso. Pronti? Dai, dai, stop. Prendiamo tutta questa bella gente che sta qui al mio locale e che ci segue da casa. E naturalmente prendiamo anche la nostra Claudia. Allora, ragazzi, facciamo un grosso saluto agli amici di Night and Day Television dal Piper. Che dite, li salutiamo? Lello, li salutiamo? Salutiamo? Un bacio a tutti ciao, quanti. Amici, anche un bacio ciao. A Claudia. Ciao!